È il primo cittadino che ci saluta e ci dà il via a questo seminario di studi su Federico II di Svevia, che andiamo a cominciare con una lezione, quella della professoressa Paure, di carattere, come devo dire, intrigante, perché parte dal discorso su Federico, parte dall'aspetto esteriore, cioè da ciò che appare. Aspetto oggi quanto mai importante anche nella cultura giovanile, ma ancora più importante era nel Medioevo per la cultura del re, cioè del potere, quindi il vestito come segno del potere e poi dell'arte, del costume, eccetera eccetera. Io non devo aggiungere molto, perché il direttore di questo corso, che è veramente un seminario di studi, vogliamo che venga così percepito dai nostri giovani, dai nostri colleghi, dai nostri amici, dagli altamurani, perché vogliamo far conoscere meglio questo personaggio che ha rifondato la nostra città, che ha fondato la nostra cattedrale. E voi sapete quanto la cattedrale è importante per tutti noi altamurani. Infatti il club federiciano è nato proprio per valorizzare la cattedrale, con la cattedrale tutto ciò che c'è intorno, cioè tutto Altamura praticamente. A gennaio abbiamo parlato dei matronei della cattedrale, un altro spazio magico, bellissimo, che è chiuso, che è inaccessibile. E poi abbiamo parlato del presepe, no, naturalmente più presto, cioè poi del presepe. Quindi il nostro interesse alla cattedrale è continuo nel nostro piccolo, per quello che noi possiamo fare. Però ci siamo resi conto che le conoscenze su Federico II o sono poche, o sono confuse, o sono addirittura fantastiche, perché si dice tutto il contrario di tutto su Federico II. Allora, siccome vogliamo essere storici, filologici, abbiamo pensato di invitare degli esperti per fare un discorso storico e filologico, che è propedeutico a qualunque altro discorso di tipo divulgativo, di tipo identificativo, di tipo celebrativo, tutto quello che vogliamo. Detto questo, io non aggiungo altro e cedo il microfono al sindaco. Un cordiale benvenuto a tutti quanti voi, alla professoressa Faure, che sarà la relatrice di questa serata, che affascinante direi, per quello che è Federico II di Svevia. Federico II di Svevia, che è il nostro rifondatore, il nostro fondatore della cattedrale, come ha detto bene la preside Tragni, e credo che tutti questi incontri che sono stati organizzati da parte del club federiciano siano di altissimo valore culturale nella possibilità che essi stessi avranno nel far conoscere le abitudini e di ricostruire un pochino la vita di Federico II. Questo è un progetto ambizioso, cara professoressa, che la preside Tragni ha voluto rappresentare all'amministrazione, l'amministrazione ha voluto cogliere con un grande entusiasmo, quello di voler realizzare il corteo storico in un evento, in una data particolare per la nostra città, credo che sia stata definita la data del 5 maggio, che è la festa della nostra Santa Patrona. Io mi auguro che questi incontri possano delineare e dare a tutti quanti noi, mi dispiace che purtroppo stasera non posso essere qui con voi per conoscere in maniera più profonda Federico II, però quello che mi auguro è che tutti voi possiate acquisire tutti questi dati, essere coinvolti tutti voi nella realizzazione di questo progetto ambizioso, ripeto, che l'amministrazione da me presieduta se ne farà carico per quest'anno e per i prossimi anni, se Dio vorrà. Pertanto un in bocca al lupo al club federiciano e un ringraziamento particolare alla professoressa, che vorrà arricchire la nostra conoscenza su Federico II. Colgo l'occasione per sottolineare il fatto che il sindaco ufficialmente ha annunciato quella volontà di fare questa grande rievocazione storica con un corteo della Fondazione di Altamura. Gli siamo grati per questo annuncio e speriamo che si realizzi davvero, come nelle sue intenzioni e come anche nelle nostre. Cominciamo ufficialmente il nostro corso, che sarà diretto dalla dottoressa Lucia Simone,
anch'ella, oltre a storia e filosofia, quindi appassionata di storia, ma questo corso non nasce solo per gli appassionati, nasce anche per chi non ha la passione di Federico, per chi non sa chi è e cosa rappresenta questo personaggio. Con queste lezioni, con questi incontri, vorremmo contagiare anche gli altri di questo amore storico, che è amore culturale, che è amore anche di certi valori che vedrete poi verranno fuori man mano che parliamo della figura di questo grande imperatore. La parola a Lucia Signora. Buonasera, benvenuti a tutti. Il saluto del Club Federiciano e il mio personale. Ecco, come sapete, questo seminario di studi non è la nostra prima manifestazione, ma segue altre conferenze e un convegno di studi che noi abbiamo tenuto ad Assisi, sempre con lo scopo di far conoscere, prima noi stessi, di far conoscere meglio la figura di Federico II di Svevia, come è stato già ripetuto, fondatore della nostra cattedrale e rifondatore della nostra città. La finalità statutaria principale della nostra associazione è proprio quella della conoscenza, dell'approfondimento e soprattutto della divulgazione di queste conoscenze alla nostra città, alla quale il nostro club vuole dare un contributo socioculturale per far conoscere le radici più nobili stanno proprio nella figura di Federico II, questo grandissimo personaggio talmente grande che a distanza di 700 anni si chiacchiera, tra virgolette, ancora di lui. E Federico da sempre si è parlato di Federico, ancora prima di nascere ha avuto detrattori ed estimatori. Oggi il personaggio di grande attualità vede coloro che si scagliano contro e vede persone che si inventano di sana pianta cose strane, fascinose. Ecco, noi come club abbiamo voluto mettere un punto e fare il punto sulla storiografia e quindi come dire, avere un atteggiamento di rigore storiografico, filologico, in maniera scientifica, e quindi affidiamo la sua conoscenza alle fonti, a quelle vere, sia dirette che indirette, cioè a chi ha parlato di lui durante la sua vita, a chi ne ha narrato le gesta, ai documenti che ne testimoniano gli atti, e poi chi ha scritto su di lui, cioè le fonti coeve e le fonti narrative. Questo sarà il tema del seminario, delle seconde, diciamo, due incontri, degli incontri successivi. Lo stesso rigore filologico però all'incontro di questa sera. Cioè la professoressa Rita Faure che sarà relatrice in questa serata, ci dirà cose tratte dalle fonti autentiche, da quelle fonti però che riguardano il vissuto, possiamo dire, estetico dell'imperatore, cioè degli abiti che indossava lui e la sua corte. E la professoressa, docente di storia e costume, tecnica del costume antico all'Accademia delle Belle Arti, si è proprio cimentata nella manifattura, cioè manualmente ha realizzato con i suoi docenti queste belle opere. E ha tenuto questa stessa conferenza a New York, dove ha avuto un grande successo, quindi noi siamo orgogliosi e onorati di essere i primi in Puglia a ripresentare, ad ascoltarla per la prima volta. E quindi poi sarà lei ad illustrare queste cose. Prima di cedere la parola all'illustre nostra ospite, vorrei dare delle notizie tecniche sul nostro seminario, che come abbiamo detto si struttura in quattro appuntamenti. E quindi chi vuole si può iscrivere dando un piccolo contributo alle nostre spese organizzative e riceverà una cartella che si arricchirà man mano di testi. Alla fine sarà rilasciato un attestato di partecipazione che per gli studenti potrà avere valore di credito formativo. L'ultima tappa del nostro seminario sarà una visita guidata, cioè una gita in realtà, come un forestiero che viene a visitare, a scoprire la nostra città. Ecco, l'augurio nostro è che quando andiamo a rivisitare questa città, a scoprirla, arricchita da ciò che verrà fuori, con questo valore aggiunto di tutto ciò che impareremo
in queste giornate sarà una bella scoperta. Ecco, con questo augurio io passo la parola alla nostra ospite e vi auguro buon lavoro. Ebbene, siamo qui per parlare di qualcosa che può sembrare anche molto leggero, molto effimero, ed è dell'abito, degli abiti. L'abito, considerato erroneamente un elemento apparentemente esteriore, esprime con enfatica schiettezza il gusto di un'epoca, e su questo siamo tutti d'accordo. Affonda però le sue radici nella realtà profonda legata alle condizioni sociali, economiche di un determinato periodo storico. L'abito si rivela come soggetto dalle molteplici e svariate facce. Si apre anche a considerazioni che non riguardano soltanto la forma, la manifattura, la qualità del tessuto, ma intesse l'abito delle relazioni molto strette con la società. Queste relazioni molto strette fanno sì che l'abito dichiari la persona che lo indossa che cosa è questa persona, cosa fa e il ruolo che occupa all'interno di una data società. Questo naturalmente, detto fra virgolette, il nostro argomento è sempre iscritto in un periodo ben preciso, e cioè il Medioevo. L'abito entra anche in simbiosi con il corpo, poiché attraverso l'abito che alle volte è costrittivo, condiziona anche la gestualità, condiziona il movimento, condiziona l'azione. Ma soprattutto nel Medioevo, nel vestiario medioevale, l'abito si è caricato di molti significanti. Allora, non solo il taglio, non solo la manifattura, non solo la qualità del tessuto, ma soprattutto vi è una relazione simbolica molto, ma molto forte, che si rivela con il colore. Dal periodo classico fino al Medioevo, noi vediamo che la scala cromatica dei colori si articola attorno ad un polo ternario, cioè bianco, il rosso e il nero, con dei significati legati al chiaro, allo scuro, al pulito, allo sporco, al denso, al profondo. Al bianco era legato il concetto di chiaro e di pulito. Al bianco erano assimilati diversi colori che ruotavano attorno alla sua scala cromatica, persino un tipo di giallo era definito bianco. Il nero era considerato un colore, stranamente, non tinto e sporco, perché non esisteva nel concetto il nero, mentre il rosso era io mi riferisco sempre ai tessuti, no? Significava un tessuto colorato per eccellenza, tant'è vero che in spagnolo colorado significa rosso. Dalla scala cromatica dei rossi
che noi come dire, abbiamo, conosciamo gli arancioni, i cremisi, gli amaranti, erano considerati semplicemente rossi. Il nero poi, al di là di questa prima quest'idea che vi ho detto prima, legato al non tinto e allo sporco, finisce poi per essere tale attorno al XIII secolo, cioè nell'epoca che ci interessa, poiché verrà soppiantato questo colore scuro da un bel blu profondo che già esisteva prima, ma che non aveva valore come colore e non lo troviamo mai indicato, non lo troviamo mai considerato. Allora il blu diventa un colore per eccellenza che al pari del rosso comincia ad avere il suo posto all'interno appunto dei valori dei tessuti colorati. Non è detto che questa suddivisione schematica dei colori lo asserisce questo Michel Pastoureux in un straordinario articolo che riguarda proprio i codici del colore nell'abbigliamento. Mentre, per esempio, se si va a consultare l'enciclopedia del costume della Treccani di Rosita Levi-Piseschi, lei invece nel capitolo del periodo che ci riguarda a proposito del colore ci fa conoscere un'incredibile varietà di colori. Ad esempio è citatissimo l'alessandrino, che era un azzurro variegato d'oro, un tessuto importantissimo, preziosissimo. Troviamo ad esempio i panni di Larissa, color del miele, che venivano appunto da Larissa in Grecia ed erano proprio detti così. Oppure i panni di Tartaria, il vergato d'oltremare, tutta una serie di tessuti che poi portavano in sé anche una tipologia particolare che riguardava proprio il colore. Allora, questo per capire un po' diciamo, l'atmosfera, per capire un po' quelli che erano le regole vestimentali che erano soprattutto evidenziate grazie alla presenza del colore, poiché gli abiti, poi passeremo alle immagini che ce le illustrerà un po' meglio, però mi premeva sottolineare un po' questo concetto legato al colore per calarci un po' in quello che è il clima della moda, chiamiamolo così, dell'epoca di Federico II. È ovvio che per parlare e riuscire a capire che cosa porta, che cosa, come veste un personaggio, bisogna capire che cosa c'è, che cosa il mercato offre, quello che la moda, la moda, anche se questo termine è sbagliato usarla per questo periodo, perché assolutamente è estranea al linguaggio. Allora, possiamo cominciare a andare avanti con le diapositive. E cerchiamo di capire adesso, ecco qua, forse mi devo spostare perché altrimenti non riesco a... A proposito del colore, allora, questa immagine rappresenta il matrimonio di Enrico VI. Sbaglio? Matrimonio di Enrico VI, vero? Figlio di Federico Barbarossa con Costanza d'Altavilla, la madre di Federico II, va bene? Allora, qui vediamo tutta una sequenza dei toni rossi, ad eccezione del monaco. Io dovrei avere anche questa cosa qui, ad eccezione del monaco che veste con un abito non tinto. Grazie. Scusate. Ecco qua.
il monaco con un abito non tinto, tutta una sequenza di rossi, come vedete un rosso più sbiadito, un rosso più intenso, un altro rosso, un blu e un verde. Ancora nelle descrizioni inscritti entro la gamma dei neri. Andiamo avanti. Questa è la tabella, la nascita di Federico II, però è intera, no? È intera l'immagine. Ecco qua. Anche qui abbiamo una incredibile presenza dei toni rossi. Poi faremo poi una piccola riflessione sulle materie tintorie, perché erano così preziosi questi colori e quali erano le materie tintorie usate. Vedete, un'incredibile varietà di toni rossi. Possiamo andare avanti? Questa è conosciutissima, Federico II in trono, e anche qui troviamo l'abito rosso e un mantello blu. La natura di questi tessuti, sappiamo benissimo che gli abiti più pregiati, i tessuti più costosi erano realizzati in seta. E una seta, la morbidezza di un tessuto naturalmente rendeva pregiato, prezioso un abito. E da questi panneggi, va bene, noi possiamo ricavare che quasi sicuramente quest'abito era fatto con un tessuto di seta, magari della famosa seta sargia, molto, diciamo, molto lavorata. Gli abiti poi si dividevano nel loro decoro, soprattutto quelli femminili, erano tutti billati, cioè completamente lavorati a ricamo, o coppi billati con dei ricami che contornavano gli orli e i polsi. Possiamo andare avanti? Ecco. Questa immagine è anche piuttosto famosa. E riguarda il matrimonio di Federico con Yolanda di Brienne. Anche in questa immagine noi ci troviamo di fronte alla solita sequenza dei rossi, espressi nei diversi modi, colori più chiari, rossi più chiari, più scuri. Insomma, visti anche, qui c'è anche un turco, cioè un, no? Chi era questo? Un saraceno, sì, una guardia del corpo che indossa anche un indumento rosso. L'idea di rappresentare questo personaggio con questi colori molte volte faceva sì che il tutto servisse da cornice, come se tutto servisse da cornice al soggetto principale che era l'imperatore. Non è detto che questi personaggi vestissero realmente con addosso questi colori, però rappresentandoli in questo modo faceva e rendeva onore al soggetto principale, cioè all'imperatore. Riuscire a delineare, a sintetizzare l'incredibile complessità delle forme vestimentali, riuscire a decodificare quelli che erano gli usi, i costumi, i colori, è effettivamente abbastanza complesso, poiché noi non ci dobbiamo mai soffermare solo ad una ad un ordine di fonti, possiamo chiamarlo così, ma lo studio dell'abito, del costume storico si deve orientare e si avvale comunque di tante
di tante fonti, che possono essere le fonti iconografiche, pittoriche, ma possono essere anche le fonti scritte, possono essere soprattutto i documenti, che sono quelli che forse ci aiutano in maniera, diciamo, un pochino più scientifica e credibile, poiché sovente un dipinto o una miniatura non risulta rispecchiare, riflettere la realtà, ma può essere un'interpretazione dell'artista, un'esigenza, rispecchia un'esigenza cromatica o semplicemente il gusto del, appunto, come ho detto prima, dell'artista. Per cui bisogna sempre confrontare le fonti, bisogna sempre avvalersi di più documenti per riuscire a tirar fuori magari quello che può essere più credibile e più scientifico. Possiamo andare avanti? Ecco, questo credo che sia l'incoronazione di Manfredi. Anche qui ci troviamo di fronte al solito rosso. Ecco qua, però al di sotto del manto di Manfredi spunta una tunica con uno straordinario colore. Questo colore era definito pavonazzo, era una tonalità di rosso e di blu che si avvicinava molto al viola. Però anche in questo caso Manfredi, possiamo dire, era vestito solo esclusivamente di rosso, anche se i colori erano diversi. Forse si vede qua sotto queste striscette, rappresentano proprio l'abito coppilidato, come ho detto prima, cioè lavorato solo, ricamato ai bordi. Andiamo avanti. Mentre questa, famosissima anche la raffigurazione simbolica della Madre Terra dall'Exultet, che si trova nella cattedrale di Bari, ci mostra come dovevano essere gli abiti coppilibati, cioè tutti ricamati. Questa è una dalmatica, così si chiamavano quelli, gli abiti che avevano le maniche molto ampie. È un abito, naturalmente questa è una miniatura, è chiaro che la natura proprio del disegno dell'intervento non ci restituisce, non ci dà la possibilità di leggere appieno la conformazione dell'abito. Possiamo andare avanti? Vabbè, questo è anche è il pulpito della cattedrale di Mitonte, qui ci mostra, sono i componenti della famiglia di Federico II. Ma quello che mi preme vedere è l'altra diapositiva che viene dopo, che se non sbaglio, può andare avanti? Ecco, questo è sempre un decoro che fa sempre, è sempre un frammento del pulpito della cattedrale di Mitonto. Allora, abbiamo detto che l'abito, cioè la storia del costume, si avvale di tanti documenti, ha molte sfaccettature, bisogna usare appunto questa capacità anche intuitiva di andare a trovare quelli che possono essere gli elementi e le relazioni che ci fanno considerare logico un intervento nel momento in cui si devono riprogettare i costumi per qualsiasi forma di spettacolo. Questo straordinario esempio, che riguarda appunto, cioè la raffigurazione di un albero, noi l'abbiamo preso come modello per la realizzazione di un costume, di un mantello, che poi vedremo in seguito, poiché i decori lapidei, le immagini anche del
così delle testimonianze architettoniche o decorative che noi abbiamo così in giro, ci possono tranquillamente servire come punto di riferimento e come modello anche di considerazione, come modello proprio per riproporre, come dire, non so, ad esempio, usando certi moduli decorativi. Perché gli abiti, come le forme come i decori architettonici e come gli stili architettonici, vivono quasi sempre in simbiosi, sono quasi sempre, come dire, si riflettono nel concetto proprio base, negli stilemi decorativi, tant'è vero che tutta una serie di elementi, anche che possiamo vedere anche vicino alla cattedrale di Altamura, sono riscontrabili questi elementi nei decori dei tessuti, sono riscontrabili in particolare nei ricami degli abiti, ma soprattutto sono riscontrabili anche alcuni elementi, sono riscontrabili nei volumi che sono compatti. Volumi che poi verranno completamente modificati, volumi vestimentali, cioè volumi della figura nel periodo gotico, quando il tutto avrà questa sorta, subirà questa sorta di elevazione verso l'alto, e lo stesso si adegueranno gli abiti che avranno tutte questa proiezione longilinea, acconciature altissime, le code altissime, le scarpe con le punte altissime come quelle che si usano adesso, che si chiamavano poulain all'epoca, e cappelli altissimi, il cappello a cono, quello delle fate, eccetera, eccetera. Noi vediamo che fra queste forme, insomma, vi è una stretta relazione con questo stile slanciato del periodo gotico. Questa conoscete tutti, penso, no? Conoscete benissimo che cos'è questo, le arti venandi, la caccia al falcone. Qui noi da queste immagini possiamo ricavare delle informazioni molto importanti sulla moda del periodo. Primo, l'abito era formato di due elementi. L'uomo portava un farsetto, portava una tunica e portava una sopravveste. Le sopravvesti più fastose erano foderate in pelliccia all'interno, poiché era considerato barbaro portare la pelliccia all'esterno. Per cui il tutto, diciamo, l'idea del comfort, il fatto di coprirsi per impararsi dal freddo, perché faceva, insomma, voglio dire, faceva freddo anche allora, faceva sì che si nascondesse la pelliccia all'interno. La pelliccia più usata era il baio, ed erano le pance di scoiattolo, una pelliccia molto, molto pregiata che veniva dalla Russia. Questa sopravveste o surcoat si vede benissimo che ha delle aperture laterali, e queste aperture laterali sono una costante sia nell'abbigliamento maschile ma soprattutto in quello femminile. In questo femminile avranno poi una diffusione verso la seconda metà del 200, anzi queste aperture che si chiamavano le finestre dell'inferno, poiché lasciavano intravedere le gonnelle, cosiddette, che la gonnella era un abito intero, non era una gonna, lasciavano intravedere la gonnella sottostante, la quale aveva un taglio abbastanza aderente al busto, e lasciava intravedere la forma dei fianchi, il che è la cosa non buona e veniva in qualche modo osteggiata. E sempre per quanto riguarda la moda, noi ci troviamo presente nella storia del costume tutta una serie di continue di continue leggi, che erano le famose leggi sontuarie, che nel momento in cui dilagava uno stile, questo stile era considerato poco modesto oppure troppo enfatico, o poteva essere anche troppo costoso, automaticamente i legislatori provvedevano a fare le famose delle leggi che vietavano, che proibivano e che contenevano, dicono loro, il lusso per proteggere l'economia, dicono loro, ma io credo soprattutto
soprattutto che siccome queste leggi sono varie, vengono fatte soprattutto per punire le donne, perché mai una legge sul pari è stata fatta per gli uomini, c'era proprio questa volontà di tenere a freno la vanità femminile e soprattutto cercare di rendere, cercare di punire, come ho detto prima, punire e cercare in qualche modo di tenere sotto banco, di tenere ferme le donne. Ma gli uomini non hanno mai capito che tutto questo sortiva l'effetto contrario, perché automaticamente quando una legge sul varia veniva promulgata, una delle prime, credo sia stata nel 1272, promulgata da Carlo d'Angiò, proprio contro le code, contro lo strascico, proprio contro le aperture, ma in fondo queste aperture laterali, le finestre dell'inferno ebbero una larga diffusione proprio perché sono state portate da Beatrice di Provenza, la moglie di Carlo d'Angiò, è stata lei la causa. Comunque le donne nel momento in cui erano costrette a rinunciare a qualche cosa legato alla loro eleganza, sono sempre riuscite, riuscite a scavalcare questi divieti e a trovare degli escamotaggi molto, molto furbi. Ad esempio, a un certo punto erano proibiti i gioielli, allora si inventarono degli abiti tutti abbottonati, con tutti i bottoni che erano dei gioielli. E quando il famosissimo anacronico che dice: ma come, lei porta addosso quante once di oro, di corallo? Dice: no, ma guardi bene, c'ha le asole, sono bottoni, sono per uso, non posso essere punita. E insomma, questo per dire quanto mai sia vago e vasto questo argomento. Possiamo andare avanti. Ho visto questa immagine ripresa anche in quel pannello che c'è all'ingresso, realizzato dai bambini della scuola media, e questo mi interessava mostrarlo prima di tutto anche qui per la sequenza dei rossi, no? Il pavonazzo, il rosso, un'altra gradazione di pavonazzo, il bordo di questo mantello in cui si vede chiaramente la foderatura di vaio, che era bianca con questi giri scuri, e queste collarette, funziona, e queste collarette che richiamano molto la collaretta egizia, che ci riportano molto alla collaretta che porta per esempio Teodora nei mosaici ravennati, e che insomma dà questa idea quasi di Oriente. Però è interessante notare, a parte che in testa sembra che abbiano tutte delle torte con delle candeline, ed è insomma divertentissima questa sorta di acconciatura, però è interessante notare come tutti portassero la cuffia. Questa cuffia che mettevano gli uomini aveva una funzione di assoluta praticità, poiché serviva non tanto a proteggere dal freddo, quanto serviva a tenere acconciati i capelli. Serviva a tenerli in posa, come la retina degli anni 30 che portavano gli uomini. Ecco qua. Questo Codex Palatinum Germanicus, sono raffigurati degli accessori. Qui possiamo vedere effettivamente come sono fatti, come sono fatte le borse. Ecco qui noi abbiamo la dimostrazione. Abbiamo realizzato una borsa, sono state realizzate nel nostro corso anche delle cinture, sono state realizzate le acconciature, e dalla lettura appunto di queste miniature, se osservate bene, noi possiamo trovare dei riferimenti molto interessanti osservando i particolari. Oltre l'accessorio, oltre la borsa di
cui c'è questo esempio, poi la potrete vedere. Qui ci troviamo di fronte ad una cotta, questa signora che indossa una gonnella e la cotta con l'apertura laterale, come vi dicevo prima. Un'altra caratteristica dell'abbigliamento femminile erano delle coroncine basse, piatte, basse, con un soggolo, una specie di soggolo che le teneva diciamo ferme. Le ragazze andavano con i capelli sciolti, mentre le donne sposate tutte con la testa avvolta in cuffie, in veli e bende. Ma questo perché? Perché vigeva ancora l'uso longobardo del taglio dei capelli. Una donna quando si sposava, forse in questo periodo più simbolicamente che realmente, il marito tagliava i capelli ed era una forma di rituale per definire il possesso. Ecco che allora la donna poi andava con la testa coperta, con delle acconciature e con veli e bende, mentre le ragazze erano sempre con i capelli sciolti. Questa immagine ci mostra una serie di personaggi che sono i musici. Io ve la faccio vedere perché poi nelle immagini che vedremo in seguito velocizzeremo anche molto. Vi farò vedere alcuni costumi di giullari e di musici realizzati appunto nel nostro corso. Come vedete, molte volte gli abiti erano bipartiti, cioè divisi a metà. Una delle caratteristiche erano le maniche pendenti. Andiamo avanti. Allora, stavo dicendo che queste tuniche dei musicanti ci danno anche la possibilità di capire come erano, oltre gli abiti dei nobili che abbiamo visto prima, sempre con questi tessuti molto morbidi che danno l'idea della seta, di qualcosa di estremamente prezioso, vediamo che invece qui sono, vedete, sembrano degli abiti di tessuto più compatto, più rigido, magari anche più pesante, però fatti in due colori. Però ci troviamo di fronte anche, guardate qui, guardate i pendenti delle maniche, forse magari non si vede bene, però vista da vicino si nota, sono sempre foderate con le pelli di vaio. Sì. Anche in questo caso e soprattutto vedete le scarpe con la punta ancora non molto pronunciata, ma che poi nel 1300 sarà pronunciatissima al punto tale che molte volte si è costretti ad attaccare la punta della scarpa con una catenella alla caviglia o al polpaccio per poter contenere. Possiamo andare avanti? Ecco, ecco qui, sì, questa è la manica foderata di vaio, eccola qua, gli abiti, ecco. Questo falconiere ci dà la possibilità di capire, così è anche se va interpretato, il suo abito, capire e interpretare il suo abito. Questa sopravveste, no? Questo surcoat, questa sopravveste, racchiude in sé degli elementi che saranno poi una caratteristica costante, guardate un po', per i costumi maschili del Rinascimento, niente meno. Poiché il surcoat aperto dal fondo solo fino alla vita e chiuso da tre bottoni, naturalmente
nella realizzazione di un abito di questo tipo è ovvio che non si fa l'apertura sghimbescia come questa. Questo è solo l'imperfezione del disegno, poiché non esistevano così importanti, non esistevano tagli asimmetrici, non esisteva il concetto dell'abito inteso in maniera asimmetrica. Dobbiamo aspettare il Settecento per fare delle decorazioni asimmetriche sugli abiti, ma non decorazioni, applicazioni tipo fiorifichi e quant'altro. Allora, le maniche pendenti insomma, io quando ho cominciato ad indagare su questo periodo, questo l'ho trovato effettivamente molto strano e l'ho trovato anche, come dire, abbastanza dubbioso. Io ho dei dubbi. Sappiamo che il De Arte Venandi e Comavibus è stato pensato e fatto da Federico II, ma io sono molto perplessa, perché le sopravvesti con le spaccature da cui fuoriusciva la tunica sottostante sono una caratteristica di due secoli dopo. Ma lui l'ha anticipato in tutto, quindi forse anche nella moda. Forse anche nella moda. Sì, certo che la cuffia, la pettinatura, no? Caschetto e la cuffia, insomma, e poi il falcone in mano, insomma, questo è lui. Però questo è singolarissimo. Qui, anche qui però, troviamo la costante del rosso e del blu presente sempre. Possiamo andare avanti? Un rosso arancione poi. Che mucche rosso, eccola, no, quella prima, eccola qua. Questa straordinaria, sicuramente questa tunica sicuramente per me è tinta in porpora, poi non so, perché la porpora poteva avere una colorazione che con il tempo diventava più brillante, poteva anche assumere un colore blu profondo, poiché l'indaco, che è un altro diciamo colorante che si usava, il guado, insomma, che era abbastanza più modesto, ma l'indaco, che veniva dall'India, avevano comunque sempre una tenuta nel tempo non perfetta, poiché anche se si potevano ottenere dei bei colori al momento, mancando i mordenti chimici, i mordenti sintetici, proprio il mordente è quello che serve a fissare il colore sul tessuto, i colori sbiadivano. Ecco perché gli abiti avevano valore non tanto per la foggia, ma quanto per il colore, che teneva. Io mi ricordo, forse ve lo ricordate anche voi, forse qualcuno più anziano, quando eravamo piccoli, ho preso e sbiadito. Significa che il vestito, che il cappotto non è buono quando sbiadiva, figuriamoci in quest'epoca. Per cui questa tunica, per avere questo colore così brillante e così perfetto, sicuramente soltanto la porpora. Io ho provato a cercare delle descrizioni, ma non sono riuscita a trovarle. Questi sono i bordi copibillati, no? Cioè ricamati soltanto al bordo. Le maniche che sono lavorate, per esempio, sono lavorate con una tecnica, credo di averne poi una in bianco e nero dopo, se andiamo avanti. Ecco, poi ce n'è anche un'altra. Vedete questo bordo di manica? Questo era ottenuto con una al di sotto di questi decori c'è una specie di ricamo appunto piano, appunto posato, su cui sono poi ricavate, vediamo la successiva che forse è più chiara.
ecco qua, ricavato poi questo straordinario ricamo con, fatto con perline, ma questo che si vede sotto era un ricamo dorato rosso, dorato e rosso, ricamato appunto posato, non tessuto, era tutto un ricamo. Queste fatte in smalto cloissonné, credo, sono delle piccole borghe in smalto cloissonné. Queste maniche si chiamavano anche frisellum grammati de auro, e questo si intendeva per questa. I frisellum grammati de auro. Vediamo la prossima, e qui dovremmo avere il famoso manto con i leoni, che io lo dovevo portare perché c'avevo la reca e me lo sono dimenticato. Vabbè, questo mantello è tipico. Io penso che voi sappiate tutto di questo mantello, tutta la simbologia, cosa significa. Allora, qui sono rappresentati dei leoni che sovrastano i cammelli. Allora, una descrizione è quella che il leone rappresenta l'Occidente e il cammello l'Islam, è quasi simboleggiare la dominazione occidentale sull'Islam. Questo mantello non si vede, il tessuto è molto prezioso. Questo tessuto è autentico, è lavorato, è una specie di damasco lavorato a piccoli viticci piccolissimi, molto preziosi. Questo ricamo appunto posato in oro e poi tutto contornato con una doppia fila di perline. Sui bordi anteriori ci sono anche qui delle placchette in smalto cloissonné, come questi altri due laterali. La scritta a caratteri cufici che si trova sul bordo del mantello vuol dire questo, e ve lo devo leggere perché altrimenti... Allora, lavoro eseguito nella fiorente officina reale con felicità e onore, impegno e perfezione, possenza ed efficienza, gloria e bellezza, compimento di desideri e speranze, giorni e notti propizie, senza cessazione né rimozione, con onore e cura, vigilanza e difesa, prosperità e integrità, trionfo e capacità, nella capitale di Sicilia l'anno 528 dell'Egira, che sarebbe il 1113, 1133-1134. Questa traduzione del Gabrieli, il Gabrieli che poi è stato quello che nel Settecento, durante la ricognizione della tomba di Federico II, ha disegnato alcuni particolari, il particolare della veste, il particolare del camaleug, che poi magari vedremo in seguito, credo di avere qualcosa. Io prima, dunque, questo è il mantello di Ruggero II, non è mantello fatto per Federico, perché è stato fatto nel 1133-1134, Federico poi 100 anni dopo praticamente, no? È vissuto. Però è un lavoro eseguito nel Tiraz palermitano, in cui le maestranze arabe, estremamente, come dire, raffinate, lavoravano con una tecnica preziosa, erano tessitori e ricamatori. A proposito di questi personaggi, credo che sia proprio durante il restauro della tunica di Ruggero, quella che abbiamo visto prima, o dell'alba, quella che è di Guglielmo, adesso non mi ricordo, all'interno di una manica si è trovato il nome del ricamatore, che si chiamava Marzouk, e c'era il nome, c'era scritto che era stato ricamato da questo, sicché aveva lasciato la firma, e questa è una cosa molto importante. Il tesoro imperiale del Kunsthistorisches Museum del Palazzo Imperiale di Vienna. Cosa c'entra
il re di Sicilia con gli imperatori, dai sacri romani imperatori, che quello è il museo di tutto ciò che riguarda il sacro romano imperatore, da Carlo Magno fino a Giuseppe, a Francesco Giuseppe d'Austria, l'ultimo sacro romano imperatore, quello che poi fu il nostro nemico nella prima guerra mondiale. Quindi secoli e secoli di storia. E allora il problema è questo: se Federico II se ne è ammantato quando è stato incoronato imperatore a Roma dal Papa. L'ipotesi è molto accreditata, perché era un mantello che al suo tempo aveva già 100 anni, abbiamo detto, circa 100 anni, mantello preziosissimo, mantello pieno di simboli, al centro c'è l'albero della vita, per esempio, c'è anche il simbolo religioso ed escatologico, e poi nel leone, tutte le cose, e poi quella dedicazione infinita, piena di lodi, di elogi, di auguri per il sovrano per il quale era stato fatto. Quindi si suppone che Federico II l'abbia indossato, e suo figlio Corrado IV lo ha lasciato a Vienna, dove era in nuce il tesoro dell'impero. Dunque questo mantello, nato mantello reale, è diventato mantello imperiale grazie a Federico II e ai suoi eredi, Corrado IV, che è stato poi dopo di lui imperatore del Sacro Romano Impero. Anche se c'è una sorta di, come dire, di confusione, perché io ho trovato scritto da qualche parte che sicuramente non è stato il mantello usato per l'incoronazione di Ruggero, perché è stato fatto dopo. Per cui è strana questa cosa, di questo mantello così fastoso, così fatto, proprio pensato per un evento, per qualcosa di... sia poi stato, come dire, conservato, e non si sa come mai, perché dice che quasi sicuramente no, per via appunto della data e della lettura. Poi è grandissimo, è grande, quasi la lunghezza è grande, quasi quanto quel tavolo, è immensa, ed è 3 metri per, dunque 1,56 di altezza, di altezza, 3 metri e insomma, noi l'abbiamo riportato. Vediamo quell'altra diapositiva, l'altra immagine deve essere, ecco qua il particolare. Questo è il particolare della lavorazione. Qui si vedono, guardate, proprio queste straordinarie placchette in smalto Poulassonné, il ricamo appunto posato che si vede tranquillamente, e si notano anche, per esempio, questa contornatura di filo fatto con il filo più scuro, che doveva servire a dare profondità e evidenziare il ricamo, quasi scomparso. Io non l'ho visto dal vero, per cui non lo so. Perché non sei venuta col nome, così non lo sapevo, altrimenti sarei venuta. Comunque possiamo qui insomma capire la preziosità. Io dunque mi è capitato di vedere un altro lavoro simile in Toscana, sul Monte Amiata, c'è un ricamo fatto sulla pianeta di San Marco Papa, una pianeta dell'850. Stranamente ci sono le stesse lavorazioni di perline fatte con la stessa tecnica, con lo stesso criterio dell'850, prima del 1000. Per cui è... Sì, possiamo andare avanti. No, cioè, ecco qua, qui siamo alle fodere del mantello. Questa è la prima fodera del mantello di Federico II, chiamiamolo di Federico II, poi il mantello di Ruggero, però se noi ci piace pensare al mantello portato per la sua incoronazione, la spada sicuramente è quella. Credo che sia proprio questa. Però ci piace pensare, lo chiamiamo mantello di Federico. Questa fodera borda i lembi anteriori. Questa è la prima fodera. Andiamo avanti. La seconda fodera è un tessuto del 1300 ed è messa sopra alla prima fodera. Voi l'avete visto all'interno? No, c'erano delle immagini che lo illustravano all'interno? Sì, però c'erano delle immagini, cioè delle fotografie, delle cose che mostravano all'interno, perché la cosa più interessante molte volte è capire che cosa c'è sotto
per capire come è stato, come dire, trasformato l'interno del martello. A parte il fatto, non ci sono, non c'erano, sì, però non c'erano delle immagini, poiché i frammenti di questi tessuti si trovano identici in diversi musei, anche in quello di Lione, nel Museo del Tessuto di Lione, si trovano sparsi in diversi musei, perché sembra che adesso l'interno del mantello sia fatto a pezzi proprio, allora questi contornano il lembo anteriore, questo parte dalla nuca e arriva fino al fondo, parte largo 10 cm e si allarga sotto, e poi c'è un'altra, l'altra fodera che vediamo adesso. L'altra fodera, questa qua, eccola qua. Questo è un... ho trovato una descrizione che dice che questa fodera lo ricopre interamente, il rimanente, ed è del 1100, quella era del 1300, questa era del 1100, e sono i frammenti tessili che si trovano all'interno del mantello. Andiamo avanti, ecco, questo è il fregio del Danieli. Fregio del Danieli, appunto ricavate dalla ricognizione della sepoltura nel 1781, questi si trovano conservati in un volume che si trova a Napoli nella biblioteca Vittorio Emanuele, in cui si trovano anche i disegni della scarpa di Enrico IV disegnata, si trova il camaleonco di Costanza e il fregio della veste di Ruggero II. Possiamo andare avanti? Non mi ricordo quello che c'è dopo. Ah, vabbè, questo è il cavaleo, possiamo anche andare oltre, ormai ce l'abbiamo qui. No, io parlate per tutti, meglio parlarne. Parliamo del cavaleo. Parliamo. Secondo la descrizione del Danieli, si parla di una retina, questa è fatto con una sorta di retina, che qui abbiamo risolto invece con una lamina metallica simulando la retina, poiché voi che l'avete visto, davano l'idea della retina? No, questi pezzi sotto, ormai rovinati, erano di cuoio ed erano rimontati su una retina, mentre poi sono stati rifatti perché è stato restaurato il camaleo, che è stato, quindi c'è stata messa una cuoio nuovo, fresco, e quello autentico è stato conservato da Parigi, rovinato. Cuoio sottilissimo, cuoio molto. Perché sembrava un tessuto, ma era cuoio. Perché dalla descrizione del Danieli si evince che la cupola del camaleonco era fatta da una sottile lamina, una sottile retina, come se fosse una maglia. Quella che sta nella tomba di Federico, non questa. No, questo. Io da questa descrizione del Danieli avevo trovato. Però naturalmente la natura dell'immagine, l'oggetto, ci porta a considerarlo invece in maniera completamente diversa. La particolarità è data da una serie, anche qui troviamo una serie di pietre incastonate in una sorta di base, e degli smalti cloisonné identici come lavorazione a quelli del mantello. Su questo siamo abbastanza sicuri. I laterali si chiamano perpenduglia e simulano simulano gli orecchini, no? Però sappiamo benissimo che questo genere di copricapo ha una sua origine bizantina, ha una sua origine orientale, per cui sarà abbastanza difficile decodificarne l'origine. Cioè, io, per quanto ho letto, per quanto mi sono documentato su questo camaleonco, l'unica cosa che sono riuscita a definire è un po', diciamo, è un po' vago sulla sua origine, perché non si sa. Si sa soltanto
che proprio abbiamo altri esempi di acconciature di questo genere, sono bizantine, per cui non sappiamo, altro non sappiamo. Ecco qua, qui invece abbiamo altri due esempi, anzi tre, calze, guanti e scarpe, e abbiamo le repliche sul tavolo. Queste credo che siano abbastanza, soprattutto le scarpe, non tanto i guanti. I guanti sono più una sorta di citazione poetica del guanto di Federico, perché non sono neanche molto indossabili, mentre le scarpe sono state fatte, trattate e pensate proprio con il criterio della vestibilità. Sono delle scarpe poi realizzate con un trucco, con il trucco naturalmente teatrale, che adesso non vi dico, ma che poi vi potrò anche spiegare. Possiamo andare oltre? Ecco, questa era la corona detta di Ruggero II, che si trova a Bari, nella chiesa di San Nicola. Questo è del XII secolo. Abbiamo anche fatto una replica di questa corona, che è anche molto interessante, e il tutto nelle forme, nella disposizione delle pietre, insomma, anche questa immagine ci restituisce l'idea di quelle che potevano essere le pratiche del lusso, ma le pratiche legate ai simboli del potere. Andiamo avanti. Questa è la spada, questa è l'originale. E la nostra replica, certo, è molto più modesta, però ci piace pensarla. Questa? Eccola qua. Ecco, questa è la spada. Questa è la replica. Esibisci la tua parte. Questa è la replica. Insomma, vista da una certa distanza, rende, insomma, è abbastanza suggestiva, è abbastanza intrigante. Possiamo vedere l'immagine successiva? Questa è la corona detta ferrea, che si trova nel Duomo di Monza. Anche questi esempi, seppur non sono appartenuti all'imperatore, noi comunque servono, questo serve appunto come dimostrazione che le citazioni, i riferimenti devono essere, come dire, devono spaziare per poter poi trarre le conclusioni e magari farsi un'idea un pochino più ragionata di quelle che erano le pratiche legate al lusso, ma soprattutto in questo caso legato alla simbologia, legato al potere, così come ho detto prima. Questa croce sta qua, ce l'ho portata. Ho dimenticato di tirarla fuori, scusate. Ecco qua. Questa è una replica di quest'altro gioiello. Dunque, questa è una croce in oro e smalti dell'XI secolo, che è attribuita a Roberto il Guiscardo e che si trova a Salerno, nel Duomo diocesano di Salerno. Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e di Calabria dal 1057 al 1085. Tutti questi oggetti, che sono delle testimonianze preziose per capire il concetto decorativo degli oggetti che sono legati alla vita e al percorso proprio di Federico II, servono, sono indispensabili appunto per riuscire a tracciare una mappa il più credibile possibile sulla figura, ma soprattutto su come questa figura era concepita ed era vestita. Possiamo vedere che cosa c'è dopo? Questa è la famosa immagine di Federico, attribuita a Federico II,
identificabile con Federico II, che si trova in un affresco a Bassano del Grappa, Palazzo Fico a Bassano del Grappa. Anche qui Federico II ha la sua bella cuffietta in testa, ma stranamente con questo fiorellino in mano, non lo so, io ho dei dubbi. Ma lo sta offrendo alla donna? Sta offrendo alla donna, così gentile, se è certo che lui ha scritto anche delle belle poesie. Vediamo l'ultima immagine. Ecco, anche questo è particolare, di un pigliale in lampasso e broccato d'oro del XIII secolo che si trova a Roma al Museo di Palazzo Venezia. Questi erano i tessuti preziosi e pregiati che sicuramente circolavano all'interno della corte di Federico II. Noi non abbiamo un'immagine che ci mostra Federico II con l'abito decorato, ma sicuramente l'abito che indossava Federico non era l'abito semplice, magari di tessuto di seta che abbiamo visto prima, molto fluido e morbido, ma sicuramente i tessuti dovevano essere così, perché questo era il massimo della preziosità del tessuto lavorato che un imperatore sicuramente doveva aver portato. Adesso io concludo qui e poi ci vediamo una serie velocissima di immagini di costumi progettati con gli studenti dell'Accademia, così vi rendete conto come dalla storia e dalla realtà da questa visione, possiamo dire più scientifica, legata alla moda del periodo di Federico II, poi il tutto sia stato traslato, trasformato, mediato, interpretato per ottenere poi comunque un risultato che è un'immagine di un costume dedicato a... Bene? Per cui forse non sono neanche tutti molto in ordine, però cercheremo di capire un po'. Sempre gli studenti sono partiti da quelle immagini per arrivare a progettare quello, il tessuto lapideo, allora i decori in generale, le miniature, i dipinti. Ci vuole tempo? Ecco. Qui andiamo subito avanti, questo è un abito del 1700, non c'entra, con Federico II non c'entra nulla. Ecco qua, qui abbiamo un abito del 1200, fatto da appunto una gonnella, un sopratunicale ed un manto. Qui sono stati usati dei tessuti abbastanza pesanti, poiché sono stati pensati non tanto per una rappresentazione cinematografica quanto teatrale, o potrebbe anche essere per un corteo storico, poiché ogni tipo di spettacolo bisogna adeguare una certa tecnica, un certo intervento sui costumi, soprattutto un corteo storico che si svolge all'aperto e che non è protetto dalla scatola magica che è bocca scena teatrale, in cui si concentra l'immagine è dilatata, occorre che il tutto sia molto più forte e molto più incisivo. Ok? Ecco qua, qui abbiamo il rosso, abbiamo le finestre dell'inferno e abbiamo l'abito bordato, foderato di pelliccia. Ecco qui ci sono degli interventi decorativi ottenuti con una tecnica fatta con delle sagome, se fosse uno stencil, con un materiale particolare
per rendere quest'idea della preziosità e insieme gli abiti sono scenografati, poiché è impossibile pensare ad un abito. L'abito non deve mai, un costume non deve avere mai l'aspetto del nuovo. Questo abito era stato pensato, guardate un po', non mi ricordo più se per Costanza d'Aragona o no, o forse Costanza d'Altavilla, la madre di Federico II. Costanza d'Altavilla, era stato pensato una sorta di scapolare, l'abito è un abito color oro, una manica con dei pendenti a retina dorata e poi tutta una sequenza di ricamo, molto forti, molto evidenti, perché bisognava che si vedessero, dovevano essere visibili. Naturalmente se fossero per una ripresa cinematografica questo sarebbe sbagliato, no? Andiamo velocemente perché se no... arriva. Questo è un abito che io chiamo con le piastrelle, di fatto è moderno. Sì, non è molto, non è molto. Andiamo avanti. Questo invece è un abito molto bello, anche se qui c'è poi tutto un intervento poetico della persona che lo ha progettato e realizzato. Però è filologico per quanto riguarda il taglio, per quanto riguarda la manica che ha questo strascico pendente, un po' meno per questa sorta di cappuccio che non è piuttosto estraneo. Però nel mio corso, a seconda dell'intervento che si fanno, poi vedrete, ci possono essere anche degli abiti che rispettano filologicamente proprio la linea, lo stile, il colore, e altri che invece subiscono proprio un'azione e un intervento che è un pochino più d'artista. Avanti. Qui, questo era il famoso alessandrino che vi ho detto, ne ho parlato prima, questo azzurro variegato d'oro. Andiamo velocemente. Questa è un'altra stupenda dimostrazione della finestra dell'inferno. Questo decoro è ottenuto con un cordoncino a disegno degradante cucito che formava proprio il decoro e poi dipinto con l'oro per renderlo ancora più suggestivo. Fronte ad un abito sempre della fine del 1200, quello che è un po' meno credibile è questa gradazione di colore, che è un po' troppo, come dire, un po' troppo acida, è un colore un po' troppo chimico per essere il colore naturale del periodo. Per cui anche questo ci serve per capire come quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Ecco qua. Questa è una, e c'è un'altra finestra dell'inferno. Questo è un abito un po' esagerato. Tutti questi decori che dovevano essere enormi, dovevano essere visibili, sono ottenuti con una tecnica particolare, cioè scaldando con la fiamma di una candela la plastica delle bottiglie di plastica tagliata a sagoma, scaldando i bordi si arricciano, prendono la forma di un cabochon, vengono dipinti all'interno e poi applicati, simulano le pietre, non sono costose e danno un effetto molto forte e anche molto... Questo è un altro abito fatto con i gheroni, i famosi gheroni di cui parlavamo prima, che sono degli inserti triangolari che servono a dare sviluppo e volume dell'abito all'orlo e lo restringono al petto.
Questo è un abito maschile, questa cosa se ne sta andando. Anche qui abbiamo una serie di decori, i famosi copibillati, ottenuti sempre con una tecnica dello stencile, poi la ridipintura per rendere evidente il lavoro. Beh, su quest'abito io vorrei fare una considerazione. Questo è un abito fantastico, ma è un abito pensato per Bianca Lancia. Ci piaceva molto pensare in maniera, cioè progettare degli abiti che avessero un riferimento, in questo caso, alla figura di Federico II, alla figura perché? Perché questi vitici, questa forma così molto articolata, ricorda molto gli alberi del De Arti Vedanti Cum Avibus, che sono, hanno tutte queste forme molto fluide. Il pavone, beh, forse ci sarebbero stati meglio, sarebbe stato meglio il falcone, però la ragazza che l'ha progettato, che si chiama Maria Cavallo, a lei piaceva molto quest'idea dell'uccello, gli piaceva molto il pavone. Nel momento in cui ha letto che Federico II viaggiava col suo serraglio al seguito, con i suoi animali esotici, che c'erano fra i suoi animali anche dei pavoni, che nelle sue domus solaciorum vi era questa atmosfera fra l'esotico, l'oriente, dice no, io voglio, ho pensato a dei pavoni. E allora questo è l'abito fatto, lo rivediamo un attimo, fatto da una gonnella con il busto molto aderente, fatta da un con inserito una serie di gheroni che danno proprio quest'aria così fluida, e poi questo scapolare bianco completamente dipinto a piccoli decori dorati su cui sono applicati questi uccelli, che sono ottenuti con una specie di patchwork, con una sorta di sovrapposizione di tessuti poi ricapati, uniti insieme e poi dipinti. L'idea di questo abito, realizzato da un'altra studentessa che si chiama Isa De Fazio, che è di Bitonto, lei era rimasta affascinata sempre dalle arti venanti come avibus, l'idea di questi laghetti, di questa sorta di paesaggio fantastico, l'idea dell'acqua. Allora ha pensato un abito che alludesse all'acqua. Difatti ci sono diversi strati di gazze leggere, e il tutto questo ottenuto con un trattamento scenografico di ridipintura per ottenere appunto questi effetti. Ok, andiamo avanti. Beh, questo è un altro esempio molto molto fastoso e molto molto lavorato di Finestra dell'Inferno. Siamo sempre lì, di questa surcote cosiddetta, che insomma a noi ci piaceva molto come idea, come resa anche come dire vestimentale, ma soprattutto come resa scenografica, perché sono molto scenografici questi abiti, dando la possibilità appunto di questa visione un po' intrigante del di sotto, e ci permetteva poi di lavorare il tessuto per renderlo il più prezioso. Questi sono tutti interventi, questo è un semplice pannolenci, semplicissimo, fatto poi con una serie di stese, di decori per dare profondità, pietre colorate ottenute sempre con la famosa tecnica della plastica, perle ottenute con un altro sistema che non sto a dirvi altrimenti è troppo lungo, e poi con tutta una serie di decori fatti con il lattice, così come sono fatte le aquile su questa borsa, fatto
il positivo, poi fatto il negativo, comprato il lattice, colato dentro, fatto asciugare, tolto, ritagliato, colorato e applicato. Andiamo avanti. Questo è un altro intervento molto libero, sempre degli abiti delle 200. Qui c'era una sorta di legatura, di costrizione, di avvolgimento, di pelle. Era un intervento fatto appunto da questa studentessa. Il colore incarnato era quel rosa, si chiamava il colore incarnato. Anche quest'abito ci lascia perplessi sul colore, lo stesso discorso di quello di prima. Quest'abito forse l'immagine non ce lo restituisce molto bene, è molto 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 bello, c'ha uno strascico incredibile, molto largo, come vedete sul petto è stretto. E poi c'è questa ampiezza che si vede dopo, molto plastica, sempre ottenuto con quella famosa inserimento di questi gheroni. Questi tagli sono ricavati dai pattern autentici, poiché senza questi riferimenti non si possono ottenere questi effetti. Si rischia sempre di rendere moderno un costume, invece noi su questo ci dobbiamo lavorare. La collaretta è un po' dubbia, sembra molto questo oschi egiziano. Comunque, ecco, questo è un altro abito, guardate, che ci lascia un po' perplessi, ma il ragazzo che lo ha disegnato e realizzato voleva rendere l'idea di una torre, della costruzione di una torre. Allora ha pensato, questa è stata usata una semplice tenda comprata al mercatino dell'usato, tinta, poi intrecciato delle listarelle al fondo per rendere pesante l'orlo, e poi costruita questa sorta di gabbia, questo casso, così si chiamava il busto, fatto con delle listarelle di cuoio intrecciati, però l'idea era quella di, voleva ricordare alla torre. Poi se mi siete scocciati io smetto. Questo era un abito di velluto nero, nigro, per dirla con il termine dell'epoca, pensato per Riccardo Conte di Caserta, che nel 1249 sposa Violante, figlia di Federico II e Biancalancia, a Castel del Monte. Allora, Riccardo Conte di Caserta. Questo è il famoso colore di cui vi ho detto prima, che era, secondo la Levi Piseschi, era il diapisto. Cioè il verde era il colore che riposa gli occhi e veniva detto diapisto. No? Questo è l'abito pensato per Violante, figlia appunto di Federico II, Biancalancia. Prima abbiamo visto quello di Riccardo Conte di Caserta, si sposano nel 1249, appunto a Castel del Monte. Quest'abito che sembra ricco e fastoso è realizzato con un semplice panno lenci e poi completamente decorato con questo stencil che ripete, vediamo questo, e poi contornato per dare l'idea di questo palmetta, di questo gigliuccio palmetta, completamente contornato con un cordoncino dorato per dare l'idea del disegno inglobato e lavorato. Il bordo, questi sono ottenuti, questi decori sempre con il lattice dorato posti su di una base di velluto. Questo è un altro abito il cui colore ci fa un po' così rabbrividire. Comunque è anche interessante perché è stato lavorato con delle applicazioni
qui c'è una lavorazione particolare al collo che dà l'idea di qualcosa di molto, come dire, di molto costruito, ed è molto bello, con le mani che sono completamente foderate di un tessuto che si trova poi al bordo, che qui è fatta anche la cintura, ed è molto molto prezioso come abito. Possiamo andare avanti, questo non ci interessa. Questo è un'altra, sì, un altro abito femminile, con appunto decori, con le maniche foderate, con il tessuto contrastante, sempre fatto con questi gheroni. Sì, velocizziamo perché altrimenti non finiamo più. Questo è un abito particolarissimo, sempre fatto col famoso criterio delle citazioni. È un abito che simula un cartiglio, sono rotoli, rotoli di pergamene, si vede molto bene, ma questo è completamente stampato e decorato e riporta delle miniature più orientali. Qui c'è una sorta di corto giubbotto. Comunque sono i decori. Questo mi è venuto proprio male, sì, però è molto bello, era pensato per Federico, però è venuta male la fotografia, perché la collaretta è ottagonale, per alludere, come ottagonali sono i decori, però mi sa che la dobbiamo rifare. Vabbè. Qui c'è un'altra idea di abito femminile, poco chiaro. E il turco? Il turco ci vuole, per forza. Qualche arabo. Questo è un abito sempre femminile, con le maniche fatte a frappe, che saranno poi, come dire, usate un pochino, diciamo, in maniera un pochino più credibile nel 300, 400, nel 200 sono ancora poco, sì. Ecco, qui abbiamo un altro di quegli interventi, del gruppo degli interventi che abbiamo visto prima, allora l'abito che allude alla torre che abbiamo visto prima, l'abito che ricorda l'acqua che abbiamo visto prima, quello degli uccelli. Qui erano le finestre dell'inferno, talmente esagerate. Il portone. Sì, ma c'era proprio questo gioco. Questo è un vescovo. Il vescovo ci vuole. Berardo di Castacca. Questo è il vescovo. Possiamo velocizzare. Questo è un altro abito con un mantello decorato, ma andiamo avanti. Volevo farvi vedere quel mantello. Questi sono sempre esempi e ipotesi di costume. Può andare avanti? Si può andare avanti? Questo è un abito, era un costume pensato, questo e quell'altro, per Elena degli Angeli, Elena di Montenegro, moglie di Manfredi. Si sposa nel 1249, Federico II era già morto. E lei è Elena degli Angeli, figlia di Micaliccio, despota dell'Epiro, che sposa Manfredi con tanto amore, che poi per via di Carlo d'Angiò fecero poi una brutta fine a tutti quanti. Sì, questo produce questa citazione proprio orientaleggiata. Vabbè, questo è un... Questa è di ferro, è proprio, ed è pesantissima, pesa 30 kg, e me l'ha realizzata, ce l'ha realizzata uno studente. Ed è avanti. Questo è Manfredi, era l'abito pensato per Manfredi, ma questo sono costumi che noi forse abbiamo realizzato una ventina d'anni fa, per cui insomma hanno la loro storia già, e per questo sono già un po' ciacatei, soffrono già un po' di... Infatti qui poi c'era la famosa aquila.
Qui un altro esempio di, anche se qui c'è un decoro che ricorda molto di più i moduli decorativi del Rinascimento, comunque. E qui altre. Vabbè, questo cardinale non c'entra, questo è il famoso vaio. Ecco, questo è un abito sempre. Questa è la trasformazione quasi rinascimentale, in un guarnello rinascimentale, un abito è trasformation che abbiamo pensato di fare. Ma quella cintura è un falso storico? Sì, sì, no, quello era già, era quella, poi vedremo l'altra, è un abito che noi abbiamo pensato per trasformarlo, è un abito del 1200 che con i dovuti accorgimenti, i dovuti trucchi diventa un abito del Rinascimento. Quel è il Rinascimento, poi vedremo la. Vabbè, questi sono sempre questi interventi fantastici di diversi mantelli. Ecco, questo ecco qui su questo mantello erano stati riportati i famosi, era stato tratto da Danieli e aveva riportato i famosi celebri, molto bello qui. Siccome erano piegati, noi li abbiamo tirati fuori per fotografarli, sono un po', hanno un po'. Ah, e qui poi la scritta cufica che era stata riportata al logo, questa studentessa si era sbagliata, l'aveva messa a capovolta. non conosceva l'argo. Comunque possiamo. Però se vi siete annoiati ditelo, io mi fermo, eh. Sì, questi decori, se non sbaglio, scusa, questi qui sono fatti ritagliando qui all'orlo delle forme con della pelle, con del cuoio, perché voleva questo ragazzo dare l'idea di qualcosa di molto visibile. Si va su, e qui queste due cornacchie sono proprio cornacchie, corvoni. Però diciamo l'idea era proprio quella di dissacrare un po' i famosi nodi. Si può andare avanti. Qui anche questo mantello, tutto fatto con cristalli, pietre, perle, trae la sua. È stato ispirato da uno di quegli elementi decorativi del pulpito della cattedrale di Bitonto che vi ho fatto vedere prima. Naturalmente tutto poi mediato dall'immaginario anche poetico di chi lo progetta, di chi lo realizza, pur mantenendo sempre, mai dimenticando, quelli che sono le fonti, perché si devono sempre leggere, si devono sempre intuire. Vediamo il prossimo. Ecco, questa sì, anche qui c'è un'interpretazione più, come dire, più fragile dello stesso soggetto. Ci sono, il lavoro è molto bello come esecuzione, come intervento, come scelta di colore, è un po' dubbioso. Comunque su questo mantello, ecco. Qui, soffermiamoci qua. Su questo mantello fatto da Lucia Fiore, una vostra alta murata. Quella che sta ad Ascoli Piceno. Guardate che meraviglia! Lei ha preso quel decoro della cattedrale di Bitonto e lo ha riportato pari pari. Ma non contenta di questo, che cosa ha fatto? Ha preso un tessuto tinto a mano, l'ha tinto per ottenere questo effetto di murato di grana, di questi colori, doveva dare l'idea di un tessuto antico e poi questo è completamente dipinto, contornato da cordoncino e da una miriade di perle e di pietre. È spettacolare anche il bordo. Adesso io non mi ricordo se c'è anche
ed è spettacolare anche il bordo. Non mi ricordo se ha, questo l'ho portato a New York e ti assicuro, appeso quello con l'abito, quello di il mantello con i leoni, il vestito di Riccardo Conte di Caserta, quello con le di Violante, erano impazziti perché effettivamente dà un'immagine di ricchezza, di teatralità, perché certo è assolutamente indispensabile dichiarare la vocazione teatrale di queste repliche che servono, come dire, a riportarci in un modo suggestivo, no? nella storia. Vediamo se per caso c'è anche il davanti, non mi ricordo, no, non c'è. Andiamo più veloce? Sì, andiamo veloce. Qui c'è un altro esempio, sempre di intervento, qui un altro strano, insomma, un po' così. Ah, eccolo qua, davanti. Questo è il mantello di Lucia, davanti, con tutti questi decori che con Lucia Fiore, sì. Molto, molto, molto c'è un applauso alla nostra concittadina. Brava, meraviglia. Scusa, dottoressa, ma tutti questi vestiti che sono, diciamo, proprietà dell'Accademia. Sì. Non si possono eventualmente... No, anche perché io vi devo confessare una cosa, che è ovvio che il corso, qui c'è una nostra anche ex studentessa che sta qui, una bella signora bruna che è lì dietro, sanno benissimo che noi non facciamo le sarte, non abbiamo la sartoria, facciamo i sarti, allora sono dei prototipi però concepiti con tutti i criteri tecnici dell'abito portabile. Essendo dei prototipi sono fragili, perché molte volte sono cuciti in maniera approssimativa, molte volte sono incollati, non sono neanche cuciti, insomma c'è tutta una... Essendo dei prototipi diventano degli oggetti di riferimento. Vediamo che cosa c'è dopo. Velocemente, vabbè, un altro mantello con l'aquila. Questo è un altro mantello molto bello, sempre un altro, questo è straordinario anche. Pensate che tutti questi qui sono fatti con dei tessuti poverissimi, pannolenci, poi è la lavorazione, è proprio questo intervento d'artista a questo modo di scenografare gli abiti. Questo via, non ci piacciono, questo pavonazzo lo lasciamo. Ah, ecco, questa è la variante medievale dell'abito che abbiamo visto prima, con l'acconciatura fatta con le cuffie, vedete, laterali, la collaretta e l'abito in cui si vedono, si dichiarano in maniera molto evidente l'inserimento dei famosi pieroni. Gheroni, sì, che aprono, però con una, difatti questo continua il taglio, insomma con una tecnica particolare, un'armatura normanna sveva, questo non andiamo avanti, questo è il Rinascimento, sì, adesso andiamo, no, siamo un pochino più, siamo nel Rinascimento. Possiamo andare avanti, c'era solo qualche giullare ancora, ma finiamo così. Qualche giullare? No, questo è Murat. Abbiamo realizzato un giochino di Murat. Questa è una maschera francese fatta e pensata per la festa milanese del matrimonio di Isabella d'Aragona con Gian Galeazzo Sforza. È una maschera francese. E qui abbiamo una serie di giullari. Abbiamo una serie incredibile di giullari, uno più bello dell'altro, andiamo velocemente, li vediamo. E qui c'è stato proprio questo gioco, un po', come dire, divertissement sui giullari. E un musico.
questo è bellissimo, questo giullare, tutto fatto con i fornelli. Sì, si erano divertiti molto i miei studenti con il giullare. Il giullare. Sì. Ne abbiamo per tutti i gusti, tutti i modi. Hanno fatto le scarpe, qui non ci sono, hanno fatto anche le scarpe, ci sono le calze di partiti, le calze maglie che purtroppo non sono fotografate. Questo è bene. Bene. Grazie. Anche se, grazie a lei, professoressa, per questa la gioia dei colori e degli occhi che ci ha dato. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualche curiosità. Io ne vorrei fare una sui tessuti. Ne hanno tutte abbastanza. No, brevissima, siccome ha parlato fino della seta, ma sì, all'epoca i tessuti oltre alla seta cosa c'era? Dunque, la lana, la tela, il velluto c'era o no? Il velluto no, il velluto non c'era. Il velluto sappiamo che compare dopo come tessuto nel 1300. Ah, dopo. Qualcuno lo fanno risalire al 400, qualcuno pensa che già fosse presente in qualche modo. Tanto è vero che poi il velluto è per molta fortuna l'Italia, perché famose furono proprio le fabbriche del velluto di Genova. Però come tessuto, i tessuti più pregiati era la seta, questo è ovvio. La lana, il panno di lana. Perché? Il panno di lana. Il famoso tessuto con una tecnica che si chiamava la saia. La saia era un tipo di tessitura, quella più comune, che si otteneva con un effetto di diagonale o di spina di pesce. Spina pesce o diagonale, quella era la saia. E lo sciamito? Era un tessuto straordinario. Ma è seta. Che così di sciamito era fatta la sottoveste dell'imperatore con la viola che abbiamo visto? Era sciamito. Si parla a più licci. Cioè era un tipo di seta, perché la seta molte volte si tesseva mista con il cotone, mista con il lino, soprattutto mista con il lino, erano molto diffusi. Poi quando erano di seta pura, invece erano, gli sciamiti erano i più preziosi. Oltre la preziosità del tessuto era data soprattutto, e ripeto, dalla colorazione. Questo assolutamente. La rensa, per esempio, era molto, si portava molto tessuto che si chiamava la rensa. La rensa era un tessuto molto leggero e trasparente e anche molto pregiato, perché sia ottenere un tessuto insomma pesante, in cui occorreva una quantità enorme di materiale, determinava il costo del, ma anche il tessuto leggero e trasparente significava un tipo di filatura del materiale molto, come dire, molto elaborata e anche molto, molto difficile, sicché il valore di un tessuto era dato sia dalla seta, dalla pesantezza del tessuto e molte volte anche dalla leggerezza di alcuni particolari, come il colore, per esempio il bianco puro era anche molto difficile da ottenere, per cui oltre tutti i colori di cui abbiamo accennato prima, anche il bianco puro aveva una lavorazione molto. La mia domanda non era soltanto di curiosità filologica, era un po' interessata anche, perché se, come ha detto il sindaco, si realizzerà questo corteo storico, dovremo trovare chi ha voglia di parteciparci, chi ha voglia di misurarsi, di fare queste cose con la guida degli esperti, ora vedremo, e chi potrà, come il comune, dirigere, sponsorizzare, guidare il tutto. Quindi io colgo l'occasione, visto che il sindaco l'ha annunciato ufficialmente, invitare tutti voi di diffondere questa notizia in città affinché riusciamo a coinvolgere più gente possibile, varie categorie sociali, a interpretare questo momento storico magico che ha visto la nascita della nostra cattedrale e della nostra città. Il cavallo, se dovessimo partecipare con i cavalli, come era vestito? Deve essere vestito o nudo il cavallo? Ma il cavallo, quello che contava all'epoca erano le selle. Voi sapete benissimo che la colonia di Lucera, la colonia di Lucera, era formata oltre dagli orafi,
volte da ricamatori, lui si era portato via dalla Sicilia, no? Contraddicendo anche, poi la professoressa Draghi lo so spiegare meglio di me, quelli che erano stati il diktat del Papa, no? Perché dovevano essere distrutti e cacciati, lui li porta a Lucera, soprattutto perché aveva bisogno dei sellai. I sellai, avere un buon cavallo, ma soprattutto una buona sella, equivaleva come al giorno d'oggi a avere una Ferrari. Per cui le selle sì, erano forti e bardatissime. Il cavallo bardato da parata, perché quando viaggiavano sicuramente no. Da parata può darsi che qualche drappo veniva messo dopo, ma noi sappiamo che comunque il cavallo bardato noi lo troviamo quando ci sono le giostre, le contese, i tornei. Più nel 3-400. Sì, poi questo in un cavallo nudo, solo con la sella, la sella con le briglie ovviamente, con sì. I suoi finimenti. Consiglio in questo caso invece di andarsi a consultare la razza di Bayeux. Ah, sì. Perché nella razza di Bayeux noi abbiamo, oltre delle notizie che secondo gli storici, gli esperti, non soltanto mio, sono le più credibili e le più attendibili, lì ci sono tutti i cavalli, ci sono i cavalieri, ci sono le alabarde, ci sono le armi, e c'è, da cui poi è stata ricavata quell'armatura che abbiamo visto velocemente prima, quella fatta con le scaglie. Non vi trattengo ulteriormente, spero che abbiate gradito il livello, ritorno e vi chiamo alle fonti, quello che abbiamo detto all'inizio, e quindi io vi rimando soltanto al prossimo appuntamento che sarà affidato alla dottoressa Buquicchio e parleremo della vita di Federico II e le fonti coeve. Vi aspettiamo quindi numerosi. Non aggiungiamo altro, spero che il tutto sia stato di vostro gradimento e ci risentiamo lunedì. Stesso luogo, stessa ora.